Amore, ho trovato una piramide. In che senso? Ne avevamo una e l'hai persa? Intendo che ho appena scoperto dove vedere una piramide in mezzo a un bosco. Ci andiamo? Cri, va bene che ti amo, ma non programmerai così su due piedi un viaggio in Messico. E se ti dicessi che si trova in Toscana? Ah beh, allora mi sembra fattibile. Andiamo! Questo era Dicofani, amore. È il borgo fortificato in Val d'Orcia di cui ti parlavo. E qui ci sarebbe una piramide? Sì, ma a quella ci arriviamo dopo. Perché come prima cosa devi sapere che questo paese e la sua rocca sono famosi grazie a Ghino di Tacco. Nel giardino c'è pure una statua di questo Ghino, ma io non ho idea di chi sia. Questa storia inizia intorno al 1300, quando il Ghino era un ragazzetto e suo padre e suo zio se lo portavano appresso quando andavano a ladrare in giro per le campagne, perché a quel tempo le tasse erano così alte che per pagarle bisognava fare i briganti. Però era un mestiere pericolosetto. Lo era davvero. Infatti, padre e zio furono presi e giudicati colpevoli da un tale Benincasa da Laterina, detto l'Aretino, che li condannò a morte. E il Ghino? Oh, lui se la cavò. Era un ragazzetto, quindi lo lasciarono andare. E dopo cosa fece? Continuò a fare il brigante, no? Ormai il mestiere lo sapeva. Cosa volevi che andasse a fare, il pescivendolo? Comunque, per fare le cose per bene, gli serviva una base operativa. E per questo costruì un castello? Non esattamente. Era un brigante, quindi ne rubò uno e scelse la rocca di Radicofani. La rocca è proprio in una bella posizione. A parte il panorama, era sulla via Francigena, dove passavano i ricchi pellegrini diretti a Roma. Comodissimo per un brigante. Il Ghino, poi, per essere un brigante, era anche ben voluto, perché sai, quando uno ruba ai ricchi, richiama sempre tanta simpatia. E dopo? Donava pure ai poveri? Non esageriamo adesso. Limitiamoci a dire che ai poveri gli offriva un pasto e poi li lasciava passare in pace. Non proprio Robin Hood, ma ci siamo quasi, dai. Il Ghino, però, avrebbe anche potuto chiamarsi Inigo Montoya, come quello del film La Storia Fantastica, perché dal tempo della morte di suo padre aveva una gran voglia di far fuori l'Aretino. Così, un bel giorno, si incamminò verso Roma, entrò nel tribunale senatorio, dove lavorava il giudice che aveva condannato suo padre, e all'urlo di «Menombres Ghino di Tacco, tu hai ucciso mio padre, preparate a morir!» fece fuori l'Aretino, mise la sua testa su una picca e poi se la portò a casa per esporla davanti alla rocca di Radicofani. Pure Dante, nella Divina Commedia, ce lo ricorda dicendo «Qui vera l'Aretin, che dalle braccia fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte». Il Ghino poi non piaceva solo a Dante. Pure Boccaccio ricorda le sue gesta nel Decamerone. Infatti, nella seconda novella del Decimo Giorno, scopriamo che il Ghino rapì l'abate di Cluny, un abate bello grasso che a Roma aveva gozzovigliato così tanto da farsi venire un mal di stomaco della Madonna. A quel tempo per il mal di stomaco si andava alle terme e così fece l'abate. Sì, ma sulla strada il Ghino lo prese e una volta scoperto che il poveraccio a forza di mangiare e bere si era fatto venire un buco nello stomaco, lo imprigionò e lo tenne a stecchetto a pane e acqua finché non fu guarito. E funzionò? Funzionò alla grande, tanto che l'abate si sentì così bene dopo la cura che consigliò il dottor Ghino a tutti i suoi amici e convinse pure il Papa a perdonarlo per quella faccenduola dell'Aretino. Buon per lui, ma devi sapere che l'abate non fu certo l'ultimo a passare per Radicofani, perché durante il periodo mediceo proprio qui venne eretta una stazione di posta così grande che si diceva potesse ospitare anche 800 persone. Mi sembrano un po' tantine. In effetti credo fosse un'esagerazione. Ma resta il fatto che per secoli questo posto fu una tappa obbligatoria dei viaggiatori che andavano a Roma. Da qui passarono Mozart, Dickens, Thomas Gray, Casanova, fino al Marchese de Sade e addirittura Papa Pio VII in viaggio verso la Francia per l'incoronazione di Napoleone. Pensa che questo posto, detto l'Osteria Grossa, era così noto nell'Ottocento che ci tennero anche due grandi balli
per raccogliere fondi da dare a Garibaldi per la sua campagna. Purtroppo verso la fine dell'Ottocento la posta Medici ha chiuso i battenti e oggi è in rovina, quindi possiamo vedere solo l'esterno. È proprio un vero peccato. Ma Cri, la piramide? Ah già, me l'ero quasi dimenticata. Devi sapere che agli inizi del Novecento viveva qui un tale Odoardo Lucchini, che era appassionato di botanica e fece arrivare un sacco di piante, anche esotiche, per costruire un giardino appena fuori dalle mura. Il romanticone lo chiamò Bosco Isabella, in onore alla moglie. E questo lo si può visitare. Contiene al suo interno simboli massonici e criptici, riferimenti a un cammino di illuminazione interiore di cui noi non capiamo una ciolla. Secondo me però il bosco faceva un po' da specchietto per le allodole per la pensione Vertumno, quella aperta sempre dalla famiglia Lucchini e che grazie alle amicizie della figlia di Odoardo, Matilde, che era una pittrice, aveva sempre una gran folla di clienti illustri come D'Annunzio, Malaparte, Matilde Serao, Ottone Rosai, Giorgio De Chirico, Ardegno Soffici, il principe Sisto di Borbone. Insomma, per Adicofani sono passati davvero tutti. La più nota di queste strutture è una piccola piramide che sorge al centro del boschetto, perché la piramide fa sempre tanto esoterismo. Dopo aver concluso la visita a Radicofani, pensiamo, e ve lo diciamo col cuore, che meriti davvero una visita, forse anche di più di alcuni più noti paesi nelle vicinanze. Radicofani non è una trappola per turisti, è un paese vero e si vede che la gente che ci abita lo ama. E vi lasciamo con i nostri soliti consigli. Seguite sul... È andato così bene fino adesso. Riprovia. Detto questo, vi lasciamo con i nostri soliti consigli. Seguite il nostro canale YouTube, guardate gli altri video e tutti i social che trovate in descrizione. Ciao!